racconterò com'è che è successo che noi poi dall'Umbilà andammo a Gorongoron. Ogni 3 secondi un bambino muore a causa della fame, della mancanza di acqua e di cure mediche. Shalom io lo conosco, sono stato in Africa con i suoi volontari. Dal 1974 ha fatto scuole, case famiglia, orfanotrofi, panifici e ostelli da far gestire alle popolazioni locali. Sostieni il movimento Shalom con il 5 per 1000. Non ti costa nulla e darai una mano a milioni di uomini, donne e bambini. Sulla tua dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale in sovraimpressione. Movimento Shalom, aiuta chi aiuta! Salve a tutti e bentornati a Peacemaker. La puntata di oggi vi presenta un documento eccezionale, 3 serate che Sua Eccellenza il Vescovo Fausto Tardelli ha dedicato al nostro movimento, parlando della Gaudium et Spes, l'enciclica sulla gioia e la speranza che l'8 dicembre 1965 Paolo VI promulgò, a chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano II, che si era aperto esattamente 50 anni fa, nel 1963. I padri conciliari ponevano l'attenzione sulla necessità della Chiesa di confrontarsi con la cultura e con il mondo, di fare in sostanza quello che fa il movimento Shalom, non limitarsi quindi alla preghiera, ma provare a portarla nel cuore dei problemi, perché, come dice appunto l'enciclica, Dio ha creato anche coloro che si allontanano dalla morale cristiana. Bisogna comunque impegnarsi per l'educazione alla pace e alla convivenza tra gli uomini. Monsignor Tardelli ha parlato in particolare dell'importanza del compito educativo, compito primario per gli operatori Shalom. E alla fine della puntata la consueta rubrica Gli uomini della pace di Don Andrea Cristiani. Oggi Don Andrea ci parlerà di Don Tonino Bello. Buona visione! Chi ha in mano le sorti dei popoli, chi ha la responsabilità del bene delle nazioni, è influenzato, è condizionato, è comunque supportato dalla opinione pubblica e dalla mentalità generale degli uomini. Ecco, questa è una prima affermazione che merita di essere sottolineata, perché ci fa vedere come i responsabili, i politici, i rappresentanti delle istituzioni sono strettamente collegati con la mentalità corrente, con la mentalità della gente e con l'opinione pubblica. C'è un collegamento tra queste due cose. Si richiama l'una con l'altra. Questa è una considerazione, diciamo, concreta, che è importante perché non ci venga in modo in mente che alla fin fine coloro che reggono i popoli, che hanno la gestione delle cose, che hanno le responsabilità più alte, che hanno anche una responsabilità politica, siano, come dire, una massa di gente che non ha niente a che fare con la società, con il mondo. Sono spesso lo specchio della mentalità del mondo, sono spesso il frutto anche della mentalità del mondo, della mentalità delle genti. E è facile in qualche modo anche in questi tempi puntare, come dire, il dito su chi ha responsabilità. Certamente chi ha responsabilità ha delle responsabilità in più degli altri, però direi che sarebbe veramente fuorviante
pensare che il problema stia solo in chi ha la responsabilità, in chi governa, in chi rappresenta le varie istituzioni. Dal niente non viene niente, e da una società fatta in un certo modo emergono anche i responsabili, i governanti, i vari capi o comunque coloro che hanno le mani in pasta. Certamente ci sarà un'influenza anche di costoro, perché ovviamente sulla base della responsabilità che hanno potranno anche incidere a loro volta nello sviluppo della mentalità della gente, però non si può staccare questo mondo da quella che è la mentalità diffusa e da quello che si esprime nell'opinione pubblica. Questa considerazione, quindi, che dà, secondo me, la misura concreta del problema, perché alla fine la grande illusione delle rivoluzioni, no, è che tagliando la testa a un po' di re e comandanti o comunque si poteva cambiare la società. Sì, si poteva cambiare la società, ma non è detto che si cambiasse necessariamente in meglio. Questa è la grande illusione delle rivoluzioni violente, delle rivoluzioni che in fondo cercano di spazzar via i quadri dirigenti in vari modi, spesso sostituendo a questi altri dittatori, altre persone, diciamo, che non sono da meno di chi li ha preceduti. L'azione dunque è un po' più complessa che quella di una semplice rivoluzione. È sì una rivoluzione, ma si tratta di una rivoluzione che parte dalle persone. È in fondo anche questo il segreto della rivoluzione cristiana. La rivoluzione di nostro Signore Gesù Cristo è una rivoluzione che non ha prodotto e non voleva produrre il taglio della testa di nessuno, ma è stata una rivoluzione vera perché, scardinando la mentalità comune e rinnovando i cuori delle persone, ha immesso nella società una mentalità nuova, producendo anche dei terremoti poi anche sociali. Allora, questa è la prima affermazione importante alla quale fa seguito subito l'altra, che è conseguenziale. Finché sentimenti di osterità, di disprezzo e di diffidenza o di razziali e ostinate ideologie dividono gli uomini e li oppongono gli uni agli altri, non si farà niente di veramente efficace per la pace. Si potranno mettere delle pezze, ovviamente, qualche pezza qua e là si potrà mettere, ma certamente il mondo rinnovato nella pace non si potrà realizzare. Nessun politico, nessun capo di Stato, nessun membro del G8 o della Bilderberg, della Trilaterale o quant'altro, potrà realmente cambiare la realtà se appunto sentimenti di ostilità, di disprezzo, di diffidenza, odi razziali e ideologie anche negative, perché contrarie alla dignità dell'uomo, ecco, finché questi rimangono nel cuore delle persone, il resto sono, come dire, sforzi vani destinati all'insuccesso, anche se si devono comunque realizzare. E questa diciamo rivoluzione interiore si deve anche poter esprimere in un'opinione pubblica, in una
un movimento anche di opinione, no? Pensiamo in un certo senso, forse un esempio di questo movimento di opinione è stato il movimento di Gandhi, no? Il movimento della indipendenza dell'India, un movimento non violento che si è espresso appunto in una forma significativa, perché ha creato una mentalità, un modo di sentire, se vogliamo anche prendiamo l'esempio di Mandela nel Sudafrica, o comunque queste figure che hanno espresso la capacità di creare un'opinione pubblica che nasceva dalla convinzione del cuore delle persone, più che da una ideologia in qualche modo già costruita a tavolino. Allora, se il problema vero, dunque, se il problema vero è il cuore delle persone per la pace, il problema vero è il cuore delle persone, il cuore che non sia appunto pieno di sentimenti, di ostilità, di disprezzo, di diffidenza, diventa fondamentale l'opera educativa. L'opera educativa. Ecco perché si parla della necessità di una rinnovata educazione degli animi e di un nuovo orientamento della pubblica opinione. Perché l'educazione è un'opera davvero straordinaria per poter forgiare animi nuovi, cuori nuovi, tenendo conto che l'educazione non è semplicemente una tecnica di educazione, ma è il realizzarsi di una relazione autentica tra educato ed educatore, una relazione autentica, vera, dove il meglio dell'uomo viene fuori. E nell'educazione sappiamo anche che, come dice San Giovanni Bosco, la chiave ce l'ha lo Spirito Santo, no? Perché dice San Giovanni Bosco che la educazione è un'arte di cui solo Dio conosce la chiave. Noi siamo strumenti, ci dobbiamo mettere nella linea dell'azione di Dio, ma l'educazione vera, che non è manipolazione, non è sfruttamento dell'altro, non è imposizione, ma è un interagire perché venga fuori il meglio dall'educato, ma anche dall'educatore. Ecco, quest'opera educativa, che non è semplice informazione dunque, no? Non è semplice comunicazione di conoscenze, è qualcosa di più profondo. Questa, l'educazione intesa in senso ampio, è quella che cambia la mentalità delle persone, che può cambiare la mentalità delle persone. E in fondo lo abbiamo sotto gli occhi, perché laddove un sistema educativo è adeguato, è vero, autentico, effettivamente si producono persone nuove. Pensiamo all'opera di Don Milani, opera educativa di Don Milani, la scuola di Don Milani. Pensiamo alla famiglia, dove si dà un'educazione, poi ogni figlio ha la sua libertà, però certamente dove si dà un'educazione autentica, il seme viene gettato, non c'è dubbio, il seme di un'autenticità di vita, il seme dei valori veri viene. Questo richiamo all'educazione, voi tra l'altro l'avete ben capito, perché è uno degli impegni, direi, fondamentali del movimento, e io sono molto contento di questa attenzione educativa che il movimento ha, perché in effetti è l'opera, insomma, più significativa che si possa mettere in atto anche nella cooperazione
internazionale come qui nei nostri territori. Tenuto conto anche del fatto che oggi c'è una carenza di educazione, c'è una crisi dell'educazione. Cioè, di fatto non si educa più in gran parte. Questo dobbiamo riconoscerlo, perché la prima agenzia educativa è la famiglia. E la famiglia spesso oggi si trova in difficoltà a educare, non sa come si fa. E quindi i figli si oscilla tra lasciare che vengano su come vengono e dall'altra offrirgli un sacco di possibilità, come possibilità di fare, di sperimentare e quant'altro. Naturalmente sono due estremi che denunciano una dimissione dell'impegno educativo, anche perché forse oggi l'adulto, genitore che sia, sposo o sposa, il genitore oggi è molto preoccupato di se stesso, è molto preoccupato l'adulto oggi, noi adulti, siamo molto preoccupati della nostra felicità, siamo molto preoccupati di come stiamo e dunque abbiamo gli occhi molto rivolti su noi stessi. Ora, per educare non si può avere gli occhi rivolti su se stessi. Bisogna essere, questo sì, persone capaci di relazione con l'altro. Ma se invece siamo persone ripiegate su noi stessi alla ricerca disperata della nostra felicità, abbiamo i nostri problemi, abbiamo le nostre questioni di adulti, beh, questi figlioli al massimo riusciamo a dargli quello che pensiamo possa essere necessario per loro, li forniamo di paghette o che sia, però l'educazione è un'altra cosa, è qualcosa che ti implica in prima persona, è qualcosa che ti mette in relazione, qualcosa che ti mette in discussione, è qualcosa che ti invita a perdere tempo. Cioè, se educhi non puoi avere sempre gli occhi rivolti su di te, devi avere rivolti gli occhi all'altro e devi essere te che entri in gioco. Questa è un po' la crisi educativa della famiglia, ma possiamo dire la scuola. La scuola, il compito educativo l'ha un po' abbandonato, rifugiandosi dietro l'idea che la scuola deve dare informazione e conoscenze e basta. Ma l'educazione non è fornire informazione e conoscenze, anche questo, ma l'informazione e le conoscenze sarebbe sufficiente avere il manuale, si dà il manuale e uno apprende dal manuale, se ha un po' di volontà. Allora anche la scuola, l'insegnante, il professore, eccetera, ha un ruolo educativo che spesso non è assunto consapevolmente. Direi anche la Chiesa, io metterei anche la Chiesa in certo senso su questa difficoltà educativa. Io l'ho detto più volte, lo ripeto, credo che una delle attività fondamentali delle parrocchie sia educare, formare le persone. No? E forse una volta si faceva di più, ci si preoccupava di più, penso all'Azione Cattolica, tutto il percorso formativo che l'Azione Cattolica metteva in atto da piccoli su e accompagnava la vita delle persone per una formazione permanente anche. E oggi forse sì, il catechismo, quanto il catechismo è educazione? Quanto è educazione il catechismo? Quanto invece è così tenere i figlioli per un po', eccetera? Quanto si realizza una relazione educativa? Quindi si è parlato di emergenza educativa, infatti, no? Di emergenza educativa. Non per nulla anche la Chiesa in Italia ha dedicato questo decennio, che ormai è già avviato,
già avviato abbastanza, lo ha dedicato all'educazione, no? Educare alla vita buona del Vangelo. Questo è il documento che fa da traino al cammino di questo decennio ormai iniziato, educare alla vita buona, cioè l'educazione come punto fondamentale da recuperare. Quindi ecco, l'educazione intesa nel suo pieno significato è quella che può più di ogni altra cosa contribuire alla pace. E anche qui si sottolinea anche il valore della formazione dell'opinione pubblica. È evidente che qui si fa riferimento ai mezzi di comunicazione. I mezzi di comunicazione vecchi e nuovi, ovviamente qui quando io parlo di nuovi mezzi di comunicazione non c'erano ancora, ma il discorso vale lo stesso, cioè c'è una responsabilità nei mezzi di comunicazione. Non è vero che i mezzi di comunicazione fotografano semplicemente la realtà, non è vero, perché non la fotografano mai, anche perché la fotografia, lo sappiamo tutti, è sempre un punto di vista, la fotografia, no? Perché la fotografia non fotografa mai la realtà, anche la fotografia, perché la vede da un'angolatura, la vede con una certa luce, la vede in un particolare contesto. Anche la fotografia, che sembrerebbe la cosa più oggettiva, in realtà non lo è, no, assolutamente. Il regista qua ci può dire che ovviamente è questo il segreto dell'arte del cinematografo e anche della fotografia. Perché arte? Perché questo, insomma, che è un modo di vedere, di sentire. Quindi chi fa opinione pubblica, chi lavora nei mezzi di comunicazione, lo diceva qui appunto Mancini, ha una responsabilità, perché si può sottolineare una cosa e sottolineare un'altra, si può essere fedeli alla verità o manipolare le cose, si può far emergere le cose peggiori dell'uomo per un prurito morboso, o si può parlare anche delle cose peggiori dell'uomo con purezza di cuore e di mente. Dipende, no? Tanta cronaca è pruriginosa, ovviamente, no? Si dice che è quello che la gente vuole, certo, in un certo senso, perché tutti abbiamo bisogno di un cuore nuovo e quindi in un certo senso tutti ci portiamo un po' di veleno dentro, per cui qualcuno ci dà del veleno e si trova in sintonia, perché è come quello che è drogato e che è in crisi d'astinenza soffre terribilmente perché ha bisogno ancora di quel veleno. Funziona un po' così, quindi c'è una responsabilità grossa dei mezzi di comunicazione, di chi forma un'opinione pubblica. Il lavoro grosso, ma incide molto nel creare una mentalità. Pensiamo. Una melodia va d'une guitare, una pensée qui vient du profondo. Shalom, un benessere interiore a tutti voi, anche alle vostre famiglie, un bene veramente grande per ciascuno che vi sta a cuore. Parleremo stasera di un personaggio straordinario, il vescovo di Molfetta, Don Tonino Bello. Don Tonino Bello, perché lui non voleva titoli altisonanti come eccellenza, come monsignore, amava così rimanere il semplice don di tutti, un titolo oramai che ha acquisito la valenza di un confidenziale paternità, ecco, anche se don viene da dominus, vorrebbe dire signore, ma in realtà nell'uso comune
è come un affettuoso sinonimo di paternità. Ecco, Don Tonino Bello, il vescovo di Molfetta. C'è da dire, oggi fa anche meno impressione la storia di Don Tonino Bello, da quando abbiamo un papa che vive in una camera d'albergo. Ci fa meno effetto sentire di un vescovo che invece non voleva stare nel suo palazzo vescovile, che aveva aperto ai diseredati, a barbone ai poveri, agli extracomunitari, e lui si era ritirato in un piccolissimo appartamento e condivideva la mensa anche con ubriaconi, con gente di strada, ma veramente un uomo in tutto questo ammirabile. Credo che Don Tonino Bello sia grande perché è stato un po' come San Francesco, ha preso il Vangelo sine glossa, cioè lo ha vissuto così, senza compromessi, insomma, senza aggiustarlo troppo, come talvolta si fa a noi. L'ha vissuto, diciamo, nella radicalità, e lo ha fatto da vescovo, lo ha fatto nel suo grande impegno di uomo delle beatitudini. Tant'è vero che è stato presidente di Pax Christi, ma anche di movimenti importanti come operatori di pace. Ecco, un uomo che ha tradotto nella sua vita di fede, diciamo, lo spirito delle beatitudini, perché di questo si tratta, cioè un vescovo, un pastore, non è altro che uno che serve gli altri e si mette nelle stesse condizioni di Gesù. Tant'è vero che è chiamato il vescovo del grembiule, cioè perché lui diceva che l'abito che Gesù aveva messo nella prima messa che celebrò il Giovedì Santo nel Cenacolo era il grembiale di un servo. Dunque anche lui diceva: dobbiamo metterci l'abito del servizio. Queste parole uscite dalla bocca di Don Tonino si sono ritrovate anche nei sospiri di Papa Francesco, quando ha detto: come vorrei una chiesa povera per i poveri. E così lui viveva poveramente nella sua casa e viveva sempre attento ai bisogni dei poveri. Poi di nuovo Papa Francesco, che ha detto: non c'è potere, perché il potere, così come lo intendiamo noi, è il potere di servizio, cioè è metterci a disposizione degli altri, come ha fatto Gesù. Dunque, il vescovo del grembiale, ecco, l'uomo del servizio. Aveva una parola fluida, era un uomo così attento al suo popolo, una persona veramente innamorata degli ultimi, un lottatore per affermare i principi della giustizia, l'uomo che ambiva, educava costantemente alla legalità, l'uomo di Dio, testimone dell'assoluto. Ha dato una testimonianza a Dio altissima. Pensatelo, aggredito ancora giovane, poco più che cinquantenne, da un tumore che lo aveva devastato, non rinuncia a fare una marcia della pace a Sarajevo e cammina con gli operatori di pace, anche se è stremato dalla malattia. Ho visto le foto di lui in questa sua ultima faticosa testimonianza, era pelle e ossa, ma fino in fondo, fino all'ultimo respiro, ha voluto servire il Signore. Sono passati 20 anni dalla sua morte. Io so, giù a Molfetta, dove sono vive le sue memorie, oramai le persone vanno a rendere omaggio alla sua memoria. Come la sua tomba, mi dicono, è sempre coperta di fiori e circondata dai giovani che lo ammirano, che hanno ancora il respiro in sé e la forza della sua parola paterna e della straordinaria e rivoluzionaria parola del Vangelo che egli aveva incarnato nella sua vita di uomo, di prete, di vescovo. Thank you.
mélodie à bas d'une guitare, une pensée qui vient du profond, un passé qu'on a du mal à lire, un futur qu'on n'atteint jamais. Qui s'envole en battant des ailes, un oiseau qui s'envole en battant, oui, des ailes, l'hirondelle qui s'envole en laissant derrière elle le vent. Ogni tre secondi un bambino muore a causa della fame, della mancanza di acqua e di cure mediche. Shalom io lo conosco, sono stato in Africa con i suoi volontari. Dal 1974 ha fatto scuole, case famiglia, orfanotrofi, panifici e ostelli da far gestire alle popolazioni locali. Sostieni il movimento Shalom con il 5 per 1000. Non ti costa nulla e darai una mano a milioni di uomini, donne e bambini. Sulla tua dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale in sovraimpressione. Movimento Shalom, aiuta chi aiuta! Vi racconterò com'è che è successo che noi poi dall'umbilà andammo a Gorongoron. Io lavoro in cucina e in gestione della Viva la papa, 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 col pomo, pomo, giorno.